Beh, buonasera a tutti quanti. Ma già la facciamo che salta cantate. E vediamo come c'hai. I costi tutta una volta non cambiate, da quando dall'euro mi trasotto, a tutti quanti ci rivedi c'è malvarete, e non si capisce più c'è che mi fai. I capi c'è pensiero che faccio scinnenza, dammelo subito un reddito di cittadinanza, ma che c'è passata la voglia di fare. Ma tu me ne dica, e i terzo va con te beh. E gente pa' mi, mia nato che ne tratta ne me me fi. Io una fa die, e tutto l'alzo pulso la cerchè. E che scinenda come se va fe. Persi silenzio in mezz'uraite, non vedi che c'è fregatore che mi buscate. Sroga mi gastesi un po' malaita, e ieri che farmacei fu per niente raita. E povera taia, c'è tutto l'effetto fio, poi passa guai. E paduete a passare gara. Buonasera a tutti! A nome della parrocchia Sacro Cuore di Gesù siamo lieti di accogliervi in questa bella serata per presentarvi la commedia teatrale in due atti scritta da Tommaso Parisi in vernacolo sacro milanese. Dal titolo A Ciascun Maniere. Vi ricordo che il ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza per la parrocchia. La commedia sarà rappresentata dalla compagnia teatrale Amici per Caso, con la regia di Tommaso Parisi e la collaborazione di Maria Grazia Nardi. Nata dall'idea e dalla passione per il teatro e per le arti in genere di Tommaso Parisi, la compagnia muove i suoi primi passi circa 20 anni fa, presentando varie commedie in vernacolo che sono ancora nel cuore di molti sanfranilandesi. Dopo un lungo periodo di stop, tornano ad esibirsi sul palcoscenico, promettendo al pubblico grandi risate. Vorrei precisare però che la compagnia Amici per Caso è composta non da attori professionisti, ma da persone del nostro territorio che hanno prestato il loro tempo per realizzare questa esilarante commedia. Quindi, mi raccomando, togliamo le suonerie cellulari e forza con gli applausi, eh! Innanzitutto vorrei precisare che ogni riferimento a fatti, cose e persone è da ritenersi puramente casuale, ma veniamo alla trama del primo atto. Stefanuccio, un uomo non più giovanissimo, abita ancora con il padre, non ha voglia di formarsi una famiglia e soprattutto non ha voglia di lavorare, preferendo vivere con i sostegni economici statali. Beh, abbiamo capito tutti, il reddito di cittadinanza, insomma. Ma i suoi cari amici cercheranno di fargli cambiare vita, di fargli mettere, come si dice, la testa a posto. Ci riusciranno? Beh, questo lo scopriremo solo guardando i nostri attori. E allora vi lascio la commedia. Buon divertimento! T'arrangi e adesso ognuno c'ha fa di tu sei o perché ore di cittadinanza c'è una stella. A casa tutto buono, ma me. Allora,
Allora, tanto che abbiamo fatto, che abbiamo fatto questa mattina, eh? Guarda, abbiamo fatto... Chi è dell'ospizio che hanno fatto? Ma la fratta, comunque, non è credita, non è fratello. Mi hanno detto, non vuoi andare in mezzo a chiesa, sai? Se no, mi è la fratello, non è credita. Prima fase, faccio un aio, non va là. Non è la cosa, sono più cresciuto. Che non è una chiesa, diciamo, non va là, ma faccio faccio un aio, qui. Ma potete, così ci arriva. Che sto reto della cittadinanza è dato un piccolo problema a tutti quanti. I cristiani hanno parlato più specialmente del fuoco, non hanno parlato di più. Non ci sono più. Non ci sono più. Non ci sono più. E mo vedete, ci ma fai vedere, c'è Sandrini, ma anche giusto. Ma no, Sandrini, ci ma fai, che cazzo ce la faccio, allora. Niente, fai, 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 e quando l'hanno inserito, l'hanno inserito. E c'è quello che c'è tu, gli fai. E c'è quello che c'è. E c'è quello che c'è. Non ti dice mai che tu fai. Cioè, con le creme, ma facciamo martelli, facciamo frigione per lontano. Ma io massare giù dei pistacchi. Facciamo da sotto a pete, che hanno potuto stare dei gassi. No, ma c'è perché non posso finire, ma devo che non c'è finito. Sì, so che si è tirato. Se te ne c'è da finire, devi accompagnare a papà all'ospedale, parte una pista, non può partire. Senti che tu hai scoperto questa cosa, eh? Ah, sono stato capito da me.
Guardate come qui, studi e credi, qui da Madonna quando tu dei nomi. A tutti quanti il cervello c'è malvarato e non si capisce più ciò che mi ha fatto. I capi c'è pensiero che faccio scendenza, dammelo subito un rete di cittadinanza. Ma il giorno dopo Stefanuccio, tirato al lucido, è pronto per incontrare la famosa ragazza, gran lavoratrice, di cui gli hanno parlato i suoi amici. Ma è davvero pronto a cambiare vita, a farsi soprattutto una famiglia, come vorrebbe il padre? Beh, saremo a vedere. E che scenata come se va a A soli oggi? Non vuole se si manca la cieca a casa? No, c'è bella stringere. Va, andiamo a bambina, è un di caldo. Che mi dici, Stefano? Ci vede? Gli faccio sta brugnolata, dai. Che cinque, 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 tutto l'altro se dai. E ora stiamo portando, che vanno già a te, non si è preso. No, ma non ti preoccupi, che tu mi vuole dire, mi sta qui, e dite che sta qui, me l'hai scritto su fatto e che cannocina a pezzi, che cannocina a pezzi. Io sto a disposizione. Sì. Allora vabbè quando la vedete a casa. Ma io ho tutta ragione, la domanda senza finito più. Ma dici tu, se vuoi che ti ho fatto un po' in casa, a tua donna conosciati, a tua donna conosciati, a tua donna conosciati, dici tu, papà no. A tua donna non mi sono stato scusa. Scusa. E tu vedi, un pensiero, un faccio, la vedete sa chi. Vabbè, tutti e due. Perché c'è gente che stato con una commissaria. E andate come a frisciarti. È un po' maturo, fortuna, avveni, quando vuoi alzare le gare, proprio mangi il match, is, pagato la sigaretta. Pare che avete deciso da fatte? No, no, si ha sempre, no. Io sono andato a fare domande di pubblicità, è tutto maturo. Tua parte come deve sistemare, con una famiglia, con un lavoro. No. Buonasera. Buonasera. Stefano in Presentotania. Piacere. Piacere, Stefanuccio. Qui siamo in pubblicità fiera. Ma per come hai detto già con me? Non vedi? Vedi tu già con me? Non posso fare uscire, mi capo. Ehi, poi. Ciao, ciao. Salve. Piacere. Piacere di nuovo. Sempre Stefanuccio, non la allora, stiamo parlando degli amici miei. Sì, mi hanno accennato qualcosa. Benissimo di te. Benissimo. Sì. Ma è la benedetta, loro ci stanno parlando. Ma non è che sei un bravo ragazzo. E poi si vede. Si sente proprio nell'aria, proprio dall'aria, perché io non mi mangio. Niente, di dove sei tu? Io sono di origini rumene. Ecco. Però vivo a San Ferdinando da tanti anni. Ah. Sì. Quindi hai preso la residenza a San Ferdinando? Che è la residenza? Niente. E c'è un servizio per la casa. La casa, dove abiti? Sì. C'è anche un colpo, c'è anche una cosa, la casa è andata tutto.
servizi di Isabel Miranda tanto tempo. E... lavoro. Che lavoro? Fai che lavoro? Lavoro in Campania con gli amici tuoi, Liucci e Petrucci, sì. Come li chiami tu? Ah, tu. Però quando piove vado, faccio la badante. Ah, sì. Ma pensa che quando tu hai un cubrio fa il fuoco. Io non è capito. Non capisci? Tu ti lavori sempre tu, diciamo. Sempre lavoro. Sei proprio come mamma, gli stessi fuori con il fratello. Vabbè, comunque te lo dico in confidenza, 29. 29 anni? Sì. Ma tu, che sei su voce tutta? E tu quanti anni hai? Quanti anni hai? A te non sei tu fanno questa tu fai? Perché non lo so, c'è un po' che di 40. 40? Ah, non mi dimostri. Certo. No, perché mi fa così strano? No. Beh, ragazzi. Grazie. E niente, quindi che lavoro, detto il lavoro, abbiamo parlato, poi ho detto cosa fece fare il paziente. Eh sì, e lì volevo arrivare. Ma io non lo sapevo. Piano piano, te lo dovevo chiedere. Era un lavoro che non ti posso dire, momentaneamente non sto lavorando. C'erano tutti infatti con la punta del tecno. No, perché? Che ti è successo? Niente, che cosa è successo? Ti sei fatto male? No. No. Che sei stato all'ospedale? No, dopo due. Le gambe? Sto le gambe. Ma scusa, mi pare che non da casa, no, c'è un asino. Che asino? Un altro amico tuo? No. Associazione senza lavoratori. Ah, ora ho capito. Asino che si è scritto. ASL. Associazione? Senza lavoro, come vedete, i piedi sono tutti vestiti, da me da là. Ma che dici, Stefano, c'è il bar lì? Andiamo a prendere un caffè? La verità è, quando ho preso il bimba tu a casa, a quel tempo mi facevamo il caffè. No, lo sei prendo il terzo. Vabbè, un gelato. Un gelato. E stamattina mi alzo un po' più lo stiuto, ma un gelato. Hai detto che stai bene. E sto bene, ci faccio una parola di provincia, che ce la vado, perché non appena la mangiata. Andiamo a prendere un pezzo di pizza. Scusa, ma non ce l'è necessario. C'ho la gastrite! Ti come te scappano la gastrite qui? Ma come hai detto, sa? Che cazzo? Tutto rovinato, sta. Sto barbiere, amico, sono barbiere. Che è barbiere? Barbiere, scappo capelli... No, io già sono andato. No, dovevo andare io da te. Io sono un po' rovinato, e pensavo che mi volevi portare pure a me. No, a poco questo di giù, ne ho via. Fa un po' caldo stasera. Assai. Che dici? La verità io ti voglio portare a fare un giro. C'è la macchina? È caduto di qua. Va bene, come abbiamo che c'è venuto su pizza? Allora c'è un motocarro in Zazia. Con un motocarro solo, ste. A Tomas, ce n'avete ci, stiamo. Come ce n'ha portato lui, vedi? Niente, non si può fare niente. Non si può fare niente, allora bravo, non faccio, mi spavano, non faccio. Stefanuccio, si è fatto un poco tardi. Io domani mattina mi alzo presto, tu non lo so pure ti alzi. Io sempre mi alzo presto, a modo mio, come era mio, mi alzo presto. Devo andare a lavorare io, mi aspetto. Ma qui, a chi ti aspetto. Chi sono qui? Tutte e due. Ah sì, le luce Petrucci, è vero. Va bene, ci vediamo un'altra volta allora. Sì, è stato un piacere conoscerti. Anche a Dio un piacere. Anche Stefanucci mi chiamo io. Ciao Stefanucci, va bene. Ma guarda, la conosci chi da suo compagno, per capire, ma no, aspetta, è stata anche la banca, è fatta.
cioè, sta quello che sta stando con tutto qua. Ma io mi stesso tutta più stufetta. Ma Patrì, alla fine, io guardo che è tutta lì. Hai visto? Piace. Allora io sono confezioso. E nei capelli. Eh sì. Ecco, ma c'è sta femmina della negozioso, scusa. Nei capelli, però. Stiamo a camminare, e poi da un bar, e andiamo a prendere il caffè. E andiamo giù. E andiamo giù. E metto un caffè. E poi c'è un giovane. E me ne esce uno, e metti a te, c'è una sedina, c'è un cupo da quartiere. Allora, e qui? Non sono andata a fare la prova, ma ho detto, voglio andare a pizzeria. Lì, ma con quale gatto si è sentato? E chi? Gatto pensava che ci fosse lì. Però a te, no, no, no. E vabbè, e dite che ti dà la stretta. E ma che perfetta la mamma, c'è la... c'è la stroncino? Sì, che va a mare la pallone, che perfetta, che comunque qualcosa che sa, se la fa bene, ma io. Ci so. Che stai? Se è da me, e di quella ragione dopo ti ho chiesto a Cina. No, ci certamente io non sono in un bar da pizzeria, perché ieri mi hai fatto un duco. Come? Che ti capo d'altro dice da me? No, ma non è che la pizza da un quarto è giunto per me. Ma non ho altro di che la pizza da un quarto nei capelli. Poi lo scusa non può. Poi già sei su te. Poi già te cade scavo giù dalla scolonzia. Ah, tu te tu che te non sei giardino. Ma ci tu avvieni te, ci vedi? No, ma come è? Ma ha visto? Poi penso che così è. Ma la caretta che lo c'ha creia. E non mi ci porta a toccare. Io mi trovo da chiesa. Tu ti dai chi è qui? Chi sei? Non fai friccio, io ti chiedo. Ma non è da me in casa. Aspetta! Cia! Cia! E fatti una pozza! Ecco, ma pensi tu? Guarda, stai là. Zon, che dite che hanno conosciuto la scolonzì? Allora niente, sono andato a cristiano. Alla fine. Ma che non è così? Ciao, sono sento. Ciao, ma la faccio in due anni, ma c'è un sciuto. No, sì. Che te chiamano la scolonzì, ma no? Sì. Sì. Sì, la capisci che fa su? Sì, bravo! Ti chiedono una donna da non fare un primo. E certo, mi dà la no, no, ci chiedono un primo lasco, io qua, io lo scelgo solo un primo, ma prima non c'è c'è bene. Sì, come la passi che è nata in questa parte. E se ti riesci una roba, sì, fai effettivo, sto partizio. Sì, ma vedete, infatti, come non mi ha messo dalla schiuma, poi sto partizio, ma vedete, no, no, sta tranquillo. Che non sono tre scappe lì? Ah, non c'è, 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 vedete come viene lì, fai sto fatizza, no, l'effetto della bellezza è che San Sant'Eresco non è bello, è brutto, ma se ne vuole una gabbata, no? Che faccio sorpresa, stella, cena, sono fette però. C'è un po'? Sì. Ecco un bici, stiamo, ci ha. Ma fai compagnia la notte, che mi vorrei stare solo. Sì, c'è degli appunti, ti dà pigliare giù una volta. Io lo sento. E tu fai, ci fate, che fai? Ci sa. E qui sta la domanda, ci fa. Come, ci ha? O questa è la sapeva. Lo dite che se ti scappa a te, si struenta. Sì. Ma non guardate, è che la domanda. Ci sono un cazzo. Ma la domanda, no, è solo una roba buona. Ma lo stia, c'è uno stia, fai. Però che si fa di andare all'ufficio? Ciao, su volgamento, ma... non esattamente, no. Andare all'ufficiale, comunque, vai. No. Acqua. E giù, è già, ma c'ho preso l'acqua. No. Ah, grazie a noi. L'ufficio di... Di? Dove va? A figlio! L'ufficio di poco figlio, bravo figlio! Un CCA, ma è capo votato, ti può un scorso furato. No, è la pelle, che appunto fai? No, non è la pelle, hai ragione. Ma tu te lo fai senza scuola, non mi faccio nulla. No, non è la pelle, ci assisti. Tu non si tocca, ti è giusto, perché avete dato una cosa, l'accompagnami. Lui, ce l'ha la
arrivati già quando con una scarica. Tu dove sei chiuso, sei fermato alla vaga, capito? Ma chi ti era bucciato? Non sei come un maledetta, io. Che se non soffro me. Allora, tu scaricato la Fania? Sì, sì. E mi ha fatto solo per la mano. E ci però scarico puntuale ci e ci te va a pigliare hai ci va a cistetto no ma quando andavo a mangiare ci ne andavo fin da così ehi ma fin da così ehi già ho detto ci sta a cosa non ci dico ma da cosa c'è tu ma di me che ti cavolo che sei ma tu ci dico cosa tutta la cambiato da quando in dall'euro mi trasotto a tutti quanti i cervelli c'è malvaraito. E non si capisce più ciò che mi ha fatto. I capi ci pensano che faccio scinnenza. Finisce così il nostro primo atto. Riusciranno gli amici a trovare una sistemazione a queste Paruccio? Beh, questo lo scopriremo nel secondo atto, dove vi assicuro che ne succederanno di tutti i colori.